Val di Mezzo. A 20 anni aspettavo il treno nella stazione di Gand per tornare in Italia per una settimana di ferie. Era la prima volta che tornavo a casa ed ero triste, perché non avrei avuto da offrire granché al mio primo ritorno. Pochi soldi e pochi racconti. Ero partito 2 anni prima dal paese. 18 anni a Val di Mezzo dovevano contare almeno 30 per chi aveva miseria. Non c'era tempo per fare il ragazzo. Bisognava lavorare subito. Col mio stesso treno quel giorno tornavano in Italia i due figli del commendator Chillemi, il big di Val di Mezzo, che appartenevano alla cerchia di coloro che vincono sempre, che sono sempre belli, che sorridono sempre. Tornavano dopo un periodo di studio in Belgio. Loro sì che avevano imparato a organizzare l'allegria. Ogni sera a Gand si riunivano davanti al bar Unicum a ridere e scherzare, e adesso avevano un sacco di cose da raccontare, altro che io. Io ricordavo solo giorni molto lenti, di fatica. Commento. Eri rassegnato alla tua condizione. Per i maestri immateriali c'è una grande differenza tra accettazione e rassegnazione. L'accettazione è una forma di umiltà ad altissimo livello, è una forma di purificazione, di adorazione, di fede. La rassegnazione è una forma di passività che ha scarso valore evolutivo.